Ehi là, buongiorno, buonasera, buonanotte, benvenuti nel mio canale. Oggi sono qui tornata sul canale con un nuovo video a tema, metodo di studio. L'avevo già registrato circa un anno fa, ve lo lascio qui nelle schede, se volete potete andarlo a vedere. Quando l'ho registrato ho iniziato da poco la terza media, adesso sono in prima superiore, vabbè in quarta ginnasio, comunque al primo anno delle superiori. Il mio metodo è giustamente un po' cambiato, naturalmente io vi farò vedere il mio metodo di studio a scopo informativo perché naturalmente ogni persona ha un metodo di studio differente, infatti è per questo che vi lascerò anche l'altro video se volete andarlo a vedere, magari quel metodo di studio vecchio si adatta più a voi. Comunque adesso iniziamo, io mi sono fatta una scaletta su questo block notice, se avete delle altre domande sul mio metodo di studio fatemele qui sotto nei commenti che cercherò di rispondervi. Io inizialmente prendo gli appunti a scuola perché vabbè essendo il liceo classico prendere gli appunti a scuola è la chiave dello studio. Gli appunti a scuola utilizzo vari tipi diversi in base soprattutto alle materie e ai professori. Per esempio per chimica prendo gli appunti principalmente sull'iPad. Perché sull'iPad? Cioè la mia classe è una classe web, infatti utilizziamo l'iPad per prendere appunti a scuola. L'app che utilizzo io principalmente è Paper, è un'app molto molto carina, strutturata molto bene. Ci sono un sacco di quaderni che tu puoi creare, questi qui sono i quaderni, vabbè, di chimica, per adesso vi faccio vedere soltanto questi. Questo qui, per esempio, è il mio quaderno di scienze della terra, adesso vi faccio vedere, per esempio, come prendo gli appunti. Così, naturalmente, c'è il titolo, poi appunti e la foto. Naturalmente non prendo appunti solamente sull'iPad per chimica, ma poi me li ricopio anche sul mio quaderno perché mi trovo molto bene a ricopiarli. Qui, velocemente, è il mio quaderno di chimica. Adesso devo aggiungerci anche scienze della terra, ma lo farò, mi sa, oggi pomeriggio o prossimamente. Poi, invece, per altre materie come storia, il nostro prof, dopo averci spiegato, vuole che noi per casa reintegriamo gli appunti con anche il libro e quindi faccio due step. A scuola prendo gli appunti o su dei fogli molto svolazzanti, molto velocemente, con questo colore perché mi piace e lo trovo sempre nell'astuccio. E poi il prof vuole che siano distinti da quelli integrati col libro, quindi non è che posso farci delle note sopra, purtroppo. E quindi me li ricopio insieme al libro nel mio quaderno di storia, che è questo qui. Altrimenti a volte li prendo anche sull'iPad, su note, poi li stampo, però poi mi tocca sempre reintegrarli sul quaderno. Li faccio in questo modo, il colore principale è questo violetto, dato che è uno dei miei colori preferiti, e ho fatto tutto il quaderno, vabbè qui manca il titolo, su questo colore, poi vi dirò meglio tutti i miei materiali che utilizzo. Poi per altre materie, per esempio italiano, in cui ho lo stesso professore, il metodo è un po' più strutturato. Nel senso che utilizzo questo quaderno a spirale giallo, infatti c'è scritto pratica perché è il quaderno che lui chiama pratica. Qui appunto c'è geostoria, grammatica, epica e antologia. Comunque ha un po' di separatori per ogni materia. Questo qui è il mio libro di grammatica, adesso vi aprirò una pagina totalmente a caso. Per esempio questa pagina sul verbo, naturalmente io mi faccio degli appuntini molto random, mentre lui spiega, mi sottolineo le cose più importanti e poi a casa lui vuole appunto che le reintegriamo con il libro e gli appunti che lui ha detto a scuola. E quindi in base al colore del separatore faccio gli appunti. Questo qui è il quaderno di grammatica, sempre lo stesso metodo di quello di storia, quindi titolo con le brush e poi tutto lo schema. Nello scompartimento giallo c'è epica, nello scompartimento rosa c'è antologia e narratologia. Anche questo utilizzo sempre lo stesso metodo, mi trovo molto bene, quindi per adesso farò così. Poi questo scompartimento che dovrebbe essere azzurro, però ho deciso di farlo lilla, non so per quale motivo, però vabbè. E mi piace molto perché lilla è il mio colore preferito. E poi quest'ultimo separatore che è verde invece per i compiti generali. Questo qui saranno le due pagine per i compiti di geografia e di storia, questo qua per antologia e questa qua arancione per grammatica. Sempre con lo stesso concetto di base, prendere appunti sul libro o su un foglio a scuola e ricopiarli sul quaderno. Mentre per altre materie, per esempio latino e greco, perché io andando al classico faccio anche greco, prendo gli appunti sul libro mentre la prof spiega. Comunque sul libro c'è scritto sempre tutto quello di cui si ha bisogno, quindi ci scrivo gli appuntini sul quaderno, ma poi se sono concetti abbastanza complicati con tante regole di fondo, me li riscrivo anche sul quaderno a spirale, che vabbè, un quaderno a spirale normalissimo. Questo qui è il tema, vabbè, del presente, del perfetto.
Poi mi stacco la pagina e me la metto nel mio porta listini di latino. Ne ho anche uno per greco, ma sono differenti, ve ne ho portato solamente uno, dato che sono comunque con lo stesso concetto di base. Appunto ci metto le regole più complicate, principali. C'è una mosca che gira, raga, a me fanno schifo le mosche. Poi adesso invece parliamo sul lavoro che io faccio sul libro. Naturalmente io sull'iPad ho tutte le app per i libri digitali. Ho aperto quello di Scienze della Terra. Sottolineo le cose più importanti. E poi con queste, vabbè, note scrivo le cose dentro, infatti poi si aprono, ci sono tutti gli appuntini e poi me li ricopio sul quaderno. Mi aiuto anche studiando dal libro per le materie come chimica, mentre come storia, appunto, integrando nel quaderno il libro quando devo studiare per un'interrogazione non lo utilizzo più. Adesso vi parlerò del mio metodo per fare gli schemi. Utilizzerò il quaderno di storia dato che è quello di cui vado più fiera. Allora, principalmente per il quaderno di storia faccio schemi incentrati con il titolo e poi con le diramazioni di solito, altrimenti se no li faccio così. Titolo e poi sottoschema, comunque il concetto è lo stesso. Il titolo lo faccio con queste penne pennarelli che si chiamano brush pen. Ne ho di due tipi. Queste qua che sono le Tombow sono meravigliose, questo pacchetto da 18. Se volete mettere stop. Quello che utilizzo per gli schemi di storia è il numero 665. Altre brush pen che ho, che mi hanno regalato dei miei compagni di classe l'anno scorso, sono queste qui. Ve le faccio vedere alcune, ma sono tipo 10. Sono la Sharpie e sono delle brush pen che dovrebbero essere utilizzate per scrivere sulle magliette. Infatti il loro colore è molto molto intenso, però sono bellissime, scrivo da Dio. Poi utilizzo la penna, una penna molto normale, non è che sono molto fissata su queste cose. L'ultima che sto utilizzando è questa qui dell'Oshan, è tipo Bic, ma con le Bic non mi trovo molto bene. Poi utilizzo, vabbè, appunto, degli altri pennarelli o penne colorate. Queste qui che ho io sono della Paper Mate, mi trovo molto bene, scrivono molto scorrevole e sono a gel, si chiamano le Ink Joy, sono queste qui. A volte utilizzo anche dei pennarelli dello stesso colore del titolo, però non molto spesso. Comunque se li utilizzo, utilizzo questi qua che sono della Stabilo Pen 68. Vorrei comprarmi Stabilo Pen 68 brush, però non so se lo farò. Altre cose che utilizzo sono le altre penne colorate, molto random. Vi faccio vedere questa che è di Muji, utilizzo sempre per il quaderno di storia dato che è il colore uguale alla brush pen, e sono appunto pennina gel. Ne ho altre, per esempio questa qui nera, queste tre che sono, vabbè, due dello stesso colore, poi ho questa qui azzurra sempre della stessa marca. Diciamo che con le penne Muji mi trovo molto bene. Poi ho due tratto pen, insomma un po' di cose molto random che però utilizzo nei miei schemi. E questo bicchiere sta sempre lì davanti alla mia scrivania con la mia forbice a mucca. Altre cose che utilizzo per sottolineare dai libri, ma che adesso sto molto meno utilizzando dato che ho l'iPad e quindi ho tutti i libri scaricati lì, sono gli evidenziatori. Adesso li utilizzo per sottolineare nei miei schemi. Vedete, qui ci sono alcune cose sottolineate. Sono sottolineate con questo Stabilo Boss color lilla. Mi trovo molto bene con gli Stabilo Boss. Altrimenti utilizzo per esempio questi qui della Faber-Castell, oppure questo qui della tinta unita verde pastello. L'ultima cosa che vi dico, i miei appunti sono per lo più schematici. Non faccio mai discorsi lunghi che poi devo impararmi a memoria, perché non mi sono mai positivi e quindi non è che sto qui a cambiare il mio metodo di studio, sinceramente. Il video termina qui, spero tanto possa esservi stato d'aiuto. Se è così lasciate un bel pollice in su, commentatemi qui sotto se avete dei dubbi, delle domande o delle perplessità sul mio metodo di studio o volete dei consigli, non che io sia il genio della lampada, ma magari se avete delle domande sul vostro metodo di studio fatemele qui sotto, io cercherò di rispondervi al più presto. Adesso saluterò le persone che devono essere salutate. Allora, partiamo con Rossetta Malura, un bacione. Poi salutiamo anche Aleta, io mi sono trascritta Aleta, un bacione. Poi salutiamo anche Marti, cioè saluto che sono da sola, quindi saluto Martina, un bacione. Poi Elisa, un bacione anche a te, continua a seguirmi e a seguirci perché a volte nei video c'è anche mia sorella, se volete potete andare a vedere. Oddio raga, c'è una mosca che vola. Poi Antonella, un bacione anche a te Antonella. Cristina Haliti, un bacione anche a te Cristina. Giada, un bacione. Giulia, un bacione anche a te. Miriam, Michela, non so se siano due nomi distinti oppure no, scusatemi. Un bacione anche a voi o anche a te. Poi Gloria, un bacione anche a te Gloria. Virginia, un bacione anche a te. Luna, un bacione anche a te Luna. Asia, un bacione anche a te Asia. Poi saluto anche Emma, un bacione Emma. Melissa, un bacione anche a te Melissa. E per ultima ma non meno importante, Sara, un bacione anche a te. Quindi adesso veramente il video termina qui. Vi ricordo che ogni lunedì esce un nuovo video sul canale. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.